CRT. Informa per prima. Oh belli miei, ci siete? Siete svegli? Siete pronti? Noi sì, o quasi. Comunque, tra poco, Floro in tanti minuti, edizione odierna. CRT. Bene alzati, ben ritrovati a quelli che invece alzati sono, lo sono da un bel po' per le loro professioni. Insomma, noi arriviamo ogni giorno tra le 7 e le 8, per molti è il momento del risveglio, per altri magari è già la seconda, la terza ora di lavoro duro, e anche a loro il nostro abbraccio. La striscia mattutina, Floro in tanti minuti con Ugo Floro, dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio CRT in buona parte del mezzogiorno d'Italia, ma anche e soprattutto per chi ci vuole sempre con lui, con noi, e insomma c'è la nostra app scaricabilissima Radio CRT per iOS e Android. Oggi ospiti di giornata, gli ospiti sono due, uno lo abbiamo già in diretta telefonica, è il collega e l'amico del Quotidiano del Sud, Antonio Cheffallo. Antonio, buongiorno, ben alzato. Buongiorno a tutti voi. Antonio caro, allora con te torniamo a parlarci dopo qualche settimana. Avevamo lasciato un panorama politico regionale abbastanza confuso, frastagliato. Oh, adesso non è che siano cambiate le cose. Oddio, no. C'è questo elemento di novità della candidatura, ma forse sarebbe il caso di definirla autocandidatura di De Magistris, che però magari sarà un'impressione, non è che stia riscuotendo tutto questo successo. È una mia malizia o secondo te è così? No. La candidatura di De Magistris in questo momento non sta decollando. Ha raccolto qualche consenso in alcuni settori della società civile, ma non sta decollando. Non credo che in questo momento possa contare sul supporto del centrosinistra, non credo che possa contare neanche sul supporto di Carlo Tanzi e della sua compagine, che almeno allo stato attuale pare continuare a camminare su una strada completamente autonoma rispetto. Senti Antonio, lo chiedo al giornalista, al collega, ma lo chiedo anche all'autorevole opinionista. C'è un luogo comune che noi dobbiamo assolutamente far fuori, perché puzza di ipocrisia. Tutti dicono, quando vengono interpellati sulle candidature, sulle alleanze, beh, dobbiamo parlare di programmi, le candidature arrivano alla fine. Secondo me questa è una grandissima bugia, una grande cazzata, diciamolo, perché se c'è qualcosa che in questo momento impedisce la definizione della griglia di partenza in vista delle prossime regionali del 2021 è proprio il fatto che non hanno deciso i nomi, cioè si stanno scannando sui nomi altro che programmi. È un'impressione mia o condividi? Difatti, quando si utilizzano questi termini o si ricorre a questo escamotage dialettico, la realtà è ben diversa, cioè che non c'è accordo sul nome, oppure c'è un nome che non convince. E allora ci si trincera dietro il discorso dei programmi. La verità è che ancora non c'è davvero il punto fondamentale, sia a destra che a sinistra, e che in centro-sinistra, anche diciamo su questo polo civico, non c'è un accordo sui nomi da presentare. Certamente. Se nel centro-destra c'è un, come dire, comunque un ventaglio di possibilità che è abbastanza corposo, perché comunque Occhiuto è osteggiato ma è una figura di peso, Vandaferro qualcuno la vorrebbe ma è una figura di peso, Gallo per Forza Italia è un'altra figura di peso, sul centro-sinistra invece si naviga davvero a vista. E Magistris è indigesto a molti, quindi non so oggettivamente allo stato attuale quale potrebbe essere la soluzione. Fermiamoci perché ci fanno qui davvero tanti nomi, tanti che non nomi, sì. E di questi io voglio parlare con te tra poco, perché ci facciamo una prima nuotatina nel mare di musica che ogni tanto interando, caro Antonio, che quando si andrà a votare, dico quando si andrà a votare perché aprile sembra essere una data, quella dell'11 aprile tutt'altro che sicura, la Calabria di sicuro fungerà da test di valenza nazionale. E proprio per questo ti chiedo, è possibile che il Movimento 5 Stelle, che è molto attratto dalle sirene tanziane di Carlo Tanzi, dell'ex direttore della Protezione Civile, alla fine decida di mollare il Partito Democratico nel contesto regionale, oppure le cose sono inscindibili, il rapporto è inscindibile ormai, visto anche l'alleanza di governo, per quanto ci siano problemi di maggioranza e di crisi come ormai sappiamo?
non c'è dubbio che il Movimento 5 Stelle in questa fase ha avuto un atteggiamento molto più equilibrato e attento rispetto alla precedente consultazione, quindi il tentativo è quello di costruire un tavolo tra il Partito Democratico, le forze di centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, quindi ritengo che sia difficile allo stato attuale uno sganciamento, sì, perdonatemi, delle posizioni, però è altrettanto vero che c'è un quadro anche nazionale veramente indefinito, dove tutto può succedere. Il problema però Antonio, scusami, può essere Tanzi, perché nella vulgata Tanzi è accreditato come il detentore di molti voti, di molti simpatizzanti che un tempo votavano 5 Stelle in Calabria e che adesso sarebbero accorsi proprio alla sua corte elettorale. Il Movimento 5 Stelle sa che Tanzi ha molto del suo elettorato e probabilmente questo il motivo della sua ambiguità, della sua indecisione, perché parte vorrebbe andare con Tanzi qualunque cosa decida di fare Tanzi, parte invece vorrebbe rimanere nell'alleanza di governo e quindi correre con il PD. Questo dilemma secondo te si scioglierà prima o poi, a favore di quale opzione? Io credo che il Movimento 5 Stelle non andrà nella direzione di Tanzi, alla fine, a meno che il Partito Democratico non metta in campo un nominativo assolutamente irricevibile. È certo che attualmente anche nell'area dei pentastellati c'è la convinzione che fare il nome del candidato tocchi comunque al Partito Democratico per un fatto di numeri. Se il Partito Democratico saprà scegliere una figura accettabile, io credo che l'alleanza sarà nei fatti spianata. Ma il punto è proprio questo, il punto è che io non vedo un candidato nel centro-sinistra che abbia le caratteristiche di unire tutta questa area. Non penso che il Movimento 5 Stelle andrà da solo, vedo che ci sono molte resistenze nel Movimento 5 Stelle nei confronti di Tanzi, anzi anche più di qualche fastidio, quindi almeno per quanto riguarda la classe dirigente del Movimento 5 Stelle, un accordo con Tanzi in questo momento lo vedo lontano. Tra poco con Antonio Chiefallo, collega del Quotidiano del Sud, parleremo di nomi. Sì, noi parliamo di nomi perché, lo ripetiamo, è una grande ipocrisia quella che dicono i politici, cioè per la quale essi stiano parlando di programmi e vogliano dare priorità ai programmi. Non è assolutamente vero, si stanno facendo e disfacendo proprio per i nomi che sono dirimenti tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra, quanto nell'asse, chiamiamolo abbastanza ondivago, tra Tanzi e De Magistri, le competizioni che gareggeranno per conquistare la regione. E se dicono che danno prevalenza ai programmi, lo dicevamo prima, non credete loro, perché si stanno ammazzando soltanto sui nomi. Con Antonio Chiefallo, amico e collega del Quotidiano del Sud, prima parlavamo della diatriba Tanzi De Magistris, perché nessuno dei due vuole rinunciare alla possibilità di gareggiare come candidato presidente alle regionali, però non vuole nemmeno rinunciare all'apporto dell'altro. E, Antonio, invece nel centro-sinistra, anche alla luce del movimento di quei sindaci che ultimamente hanno presentato un documento abbastanza forte, di impegno diretto stimolando il centro-sinistra, chi vedresti bene a capo della coalizione che si sta formando? Facciamo due o tre nomi che hanno buone possibilità. Ma i nomi sono davvero incognite in questo momento, perché il punto è trovare delle persone che siano un elemento di collegamento con il Movimento 5 Stelle, e i nomi che si fanno, che hanno circolato nell'ultimo periodo, sono nomi che dividono. Nicola Irto, che è una figura comunque istituzionale, equilibrata, una persona di buon senso, in una gran parte del Movimento 5 Stelle visto come fumo negli occhi. Il nome di Viscomi non decolla, si era fatto per un certo periodo il nome di Rubettino, di Florindo Rubettino, ma
mentre prima c'era stata una sua disponibilità, adesso certo, pare che questa però stiamo attenti a quel centro-sinistra dal basso, che è proprio per il documento dei sindaci di cui parlavo prima, che ha un po', diciamo, messo del pepe alla politica, sta emergendo. Si parla di sindaci molto impegnati, vedi Ernesto Alecci di Soverato, che sta emergendo, no? Sì, ecco, Alecci bisogna capire che tipo di impatto ha, perché Alecci comunque è una figura, è un sindaco affermato, è molto conosciuto, apprezzato, ha avuto una grande vittoria nel suo comune, che è un comune importante della provincia di Catanzaro, ma non solo. E poi l'iniziativa che ha fatto con l'altro sindaco molto mobile, Domenico Giampà, ha avuto l'adesione di un centinaio di amministratori, tutti di centrosinistra, quindi non se ne può non tenere conto. È una figura che sta emergendo, ancora credo che non sia stata presa adeguatamente nella debita considerazione da alcuni settori del Movimento 5 Stelle, però potrebbe essere un elemento di novità seria. Io credo per il centrodestra che invece la partita Occhiuto manchi poco perché possa essere definita, perché secondo me il centrodestra non ha altro, considerando che spetti ancora a Forza Italia esprimere il candidato presidente. Tu che ne pensi? Dipende se i Fratelli d'Italia, soprattutto Salvini, che hanno palesato molte criticità su questo nome, molte ritrosie su questo nome, siano disposti a fare un passo indietro. E vedo Salvini più cauto negli ultimi giorni, quindi sì, questo potrebbe essere un segnale di distensione nei confronti di Occhiuto, ma credo che nella prossima settimana cominceremo ad avere qualche novità seria sui nomi del centrodestra. E torneremo allora a parlarne man mano le cose si definiscano in maniera molto più chiara con te, caro Antonio, va bene? Volentieri, molto volentieri. Grazie per essere stato con noi intanto, Antonio. Buona giornata a tutti. Abbiamo parlato con Antonio Cheffallo del Quotidiano del Sud sui vari movimenti, sui nomi, sulle figure che si stanno stagliando in vista delle prossime regionali del 2021. Ho un altro ospite, come vi dicevo, Eugenio Mercuri, linea telefonica. Eugenio, buona giornata. Buongiorno a voi. Eugenio, uomo di comunicazione, se n'è inventata una delle sue, ma davvero di grandissima bellezza, di grande anche utilità, perché Eugenio, quest'anno, visti anche i rigori della pandemia, avete deciso di dare un contributo importante con un evento fieristico online, con un esperimento anche digitale, ripeto, di grandissima importanza. In poche parole, si può presenziare ad una fiera dall'alto valore istruttivo rimanendo a casa? Assolutamente sì, e grazie per la possibilità che mi dai per poter parlare di questo progetto, che è assolutamente ambizioso, ma arriva al momento giusto, e quindi sono particolarmente soddisfatto perché il nostro è anche un contributo a quelle aziende che in questo momento soffrono, hanno bisogno di visibilità, hanno bisogno di fare... Prego. Sì, hanno bisogno di fare... di farsi conoscere, quindi attraverso il nostro progetto diamo una mano a quelle aziende, soprattutto anche ai piccoli imprenditori, di andare su una piattaforma e farsi conoscere non soltanto a livello locale e regionale, ma anche a livello diciamo nazionale. Subito come si chiama questa iniziativa? Allora, l'iniziativa è AgriWeb 2021. Sulla piattaforma, su questo portale, noi abbiamo messo tutto quello che di solito si mette all'interno di una fiera, quindi abbiamo uno spazio virtuale, sì, con dei padiglioni virtuali. Ogni padiglione sono 9 padiglioni, in ogni padiglione ci sono tutto ciò che concerne il mondo dell'agricoltura. E quindi l'utente, una volta aver avuto accesso a questa piattaforma, ha la possibilità di entrare proprio nei contenuti, anche nei padiglioni stessi, per vedere cosa c'è. Assolutamente sì, intanto c'è una chat dove tu puoi lasciare un messaggio per dire con chi vuoi parlare e con chi ti puoi interfacciare, sì, e lo rendiamo molto fruibile. Poi puoi entrare direttamente, oltre che nei padiglioni, chiaramente nel sito dell'azienda, che è linkabile all'interno dello stand virtuale, certo, e quindi volendo puoi anche acquistare in tempo reale. Quindi tu entri in un'azienda che produce del miele, entri nel sito, acquisti online senza transazione finanziaria, quindi senza
che noi entriamo in merito, fai l'acquisto e dopo due giorni ti arriva a casa. Della serie che prima se andavi in fiera avevi due buste, dovevi finire di acquistare perché comunque non te lo permetteva anche dal punto di vista proprio logistico, e quindi rientravi, dice poi torno il giorno dopo per acquistare qualcosa. Invece in questo caso, seduto comodamente da casa, assisti a 24 eventi, magari ne parliamo noi, certo, ma soprattutto acquisti e vedi cosa ti offre di nuovo il mercato. Veramente una gran bella cosa, Fiera Digitale dell'Agricoltura in Calabria, ci sono già un paio di giorni di svolgimento, la fiera durerà fino al 2 febbraio, quindi oggi e domani. Ne stiamo parlando con uno dei protagonisti di questa iniziativa, Eugenio Mercuri. Abbiamo avuto Antonio Cheffallo del Quotidiano del Sud, adesso è un uomo di comunicazione, un caro amico, anche lui, Eugenio Mercuri, che ci parla di un esperimento che sta andando bene, un evento multimediale, la Fiera Digitale dell'Agricoltura Calabria, in svolgimento dal 29 gennaio, Agri in Web, tanti eventi, ma anche la possibilità per coloro i quali, e sono già tanti, si collegano a questa piattaforma, di visitare padiglioni, di fare acquisti, di presenziare a webinar davvero di grandissima valenza, visto anche le materie che si trattano, l'agroalimentare, la valorizzazione delle tipicità e quant'altro. Oggi è lunedì, domani finisce questo primo, potremmo già definirlo esperimento felice, caro Eugenio. Che cosa ci attende? Allora, intanto di solito a quest'ora diciamo che non sono in piena energia, però sto per partire per Reggio Calabria, dove si svolgerà una giornata interessante che da qui a poco tratterò in grande linea, ma soprattutto, visto che tu ogni mattina mi svegli con delle battute sui tuoi posti, dico che il convegno di oggi, quindi non è il caso che mi hai chiamato, è sul floro vivaismo. e allora siamo protagonisti indiretti. Senti, sì, assolutamente. Eugenio, cioè, possiamo già tracciare un bilancio, secondo te, di questo felice appuntamento che avete portato, sfidando, diciamo, la gravità dei divieti, no? Perché fiere non se ne possono fare, allora voi vi siete inventati questa fiera digitale. Già si può parlare di un successo, possiamo dirlo. Di solito chi organizza un evento non parla di successo, perché sembra che sia di parte, però io direi che abbiamo messo la bandierina in un nuovo mondo. Chi pensava che questo era un qualcosa per sostituire le fiere reali, io l'ho detto durante l'inaugurazione, si è sbagliato, nel certo, senso che il nostro è un percorso per andare avanti, perché ricordiamo che la Mese nel 1966 fu una delle prime fiere all'interno della regione Calabria, e quindi ho detto saremo la prima fiera digitale in Calabria anche questa volta, quindi abbiamo già messo una bandierina. È chiaro che con il numero zero non c'è soltanto il problema di chi organizza, ma chi partecipa come protagonista attivo all'organizzazione, nel senso che magari tutti gli espositori non sono abituati, parlo soprattutto dei piccoli produttori, non delle grandi aziende, a trasferire il materiale in modo digitale, in modo immediato, con una tecnica che ti consente di dare il meglio sulla tua piattaforma. Quindi ci siamo dovuti adeguare, i nostri social media, piuttosto che il webmaster, io li ho fatti letteralmente impazzire, e chiedo ufficialmente scusa agli amici di LT Web, perché veramente li ho distrutti in questi però alla fine, dai, il risultato è molto bello. Alla fine abbiamo raggiunto il risultato: 120 ospiti in 4 giorni, 24 convegni, oltre 150 espositori tra i singoli espositori e i consorzi, e questa bellissima giornata che stiamo per vivere oggi, perché al Museo del Cibo, all'Accademia del Bergamotto di Reggio Calabria, ci saranno diversi show cooking. Il più carino sarà sicuramente intorno alle 12.30, dove l'orafo, il maestro Gerardo Sacco, che è direttore onorario dell'Accademia del Bergamotto, bello, con una ricetta preziosa, come l'abbiamo definita giustamente, ci farà vedere un piatto tipico calabrese come si prepara. Eugenio, i messaggi li chiamo proprio sostegni, perché ci aiutano ad andare avanti e sono sintomatici di un legame, di una fedeltà che cresce nei confronti della nostra radio. Stiamo parlando in questo segmento di trasmissione di Fiera Digitale dell'Agricoltura, una vera e propria fiera online, un esperimento multimediale riuscito grazie alla caparbietà del mio amico, ospite in questo momento Eugenio Mercuri. La fiera è in programmazione dal 29
9 gennaio, durerà tutto oggi e poi ci saranno eventi anche per domani, l'ultimo giorno, il 2 febbraio. Eugenio, vogliamo dare nuovamente le coordinate web ai tanti amici che avrai sicuramente incuriosito e che vogliono essere momento partecipe di questo evento? Basta cliccare a greenweb.it ed entrerai nella fiera digitale, dove potrai assistere a tutti gli eventi che abbiamo messo su. Parleremo di vino, di olio, parleremo di spirulina, parliamo del contesto zootecnico, di florovivaismo, parleremo di tutto ciò che abbraccia il mondo dell'agricoltura. E chi è interessato può anche acquistare. E chi è interessato può anche acquistare direttamente con l'azienda che partecipa. Può anche chattare, quindi lasciare delle informazioni oppure dare delle informazioni noi in tempo reale per sapere a che ora è, però è ben dettagliato, quindi consiglio e suggerisco di andare, ma anche di dare dei suggerimenti, perché ripeto, è il numero zero, quindi i suggerimenti sono ben accetti e noi siamo i primi abbiamo accettato questa sfida, ad accettare anche eventuali critiche, perché col numero zero ci sta sempre che qualche errore si possa commettere. E io, conoscendo Eugenio Mercuri, conoscendo un po' i tanti amici che collaborano, tra cui quel grande professionista di Maurizio De Fazio che abbraccio idealmente, sono convinto che questo evento non sarà proposto soltanto una volta all'anno, ma anche altre volte. Eugenio, siamo arrivati alla fine, io devo salutarti, ti ringrazio per essere stato nostro ospite e ci sentiamo per i prossimi eventi, sicuramente non tra un anno, va bene? D'accordo, ricordo che c'è questo distretto floro vivaistico alle 15 oggi in diretta web, mi raccomando, soprattutto tu non perdi. E di questo e del floro vivaismo me ne occupo io. Floro in tanti minuti finisce qui, un abbraccio, ciao, grazie, ciao, buona giornata, buon lavoro, ciao. Ciao.